Amici della Pallamano, benvenuti alla Gasteinhalle di Bolzano. Riprende la corsa del campionato di Serie A maschile. Quest'oggi i padroni di casa dell'SSV Bozen ospitano il Sassari. Entrambe le squadre puntano al vertice della classifica, entrambe le squadre sono in corsa per i playoff, entrambe le squadre oggi vogliono i due punti. Una sfida dal sicuro interesse, tanti anche gli ex in campo, soprattutto da parte del Sassari. Infatti Sassari schiera gli ex bolzanini Bruno Borsic, Leonardo Kerin e Damin Halikovic. Dunque una partita di sicuro interesse, ma a pochi istanti prima del match è arrivata una brutta notizia per i biancorossi. Infatti il capitano Dejan Turković non sarà della partita, un problema alla spalla per lui, dunque sarà in panchina, ma dalle voci che giungono non potrà scendere in campo, e questo sicuramente sarà un grosso problema per i padroni di casa, e sicuramente ne risentirà lo spettacolo. Tanto le squadre si stanno disponendo in campo. Bolzano in consueta maglia rossa, Sassari maglia bianca e pantaloncini blu. Ultimi preparativi, le squadre sono già pronte, si attende solo il fischio dell'arbitro che arriva. Comincia adesso la partita col Bolzano. Palla in mano che attaccherà da destra a sinistra dei vostri teleschermi. Sarà Erik Udovicic a prendere il posto di Dejan Turković in cabina di regia. Terzino destro Felipe Gaeta, terzino sinistro Pancic. Ecco Pancic è subito al tiro. Sfortunato Pancic che va a colpire il palo. Si distende in seconda fase il Bolzano con Kerin e fa subito vedere tutta la sua potenza. Leonardo Kerin apre lui il match. Intanto Pancic, a proposito di potenza, non è secondo a nessuno e va subito a pareggiare. Ma siamo già dall'altra parte con Bruno Borsic. Bruno Borsic prova a cercare uno spazio, fermato da Andrea Basic. Versus per Halikovic, 1-2 degli ex bolzanini. Damin Halikovic, sono proprio i due ex a punire il Bolzano in questo avvio di partita.
Pancic, Gaeta, esce Mizzoni, Udovicic, ad andare a segno 2-2 dunque con la rete di Erik Udovicic. Importantissimo per il Bolzano che Erik Udovicic entri subito in partita. Intanto dall'altra parte Brzic prova l'uno contro uno su Mizzoni. Kerim, Brzic. Ancora Alinković sopra la testa di Hermones. E ancora una volta Alinković per fare la difesa del Bolzano, servito in maniera perfetta da Bruno Brzic. Pancic. Udovicic. Ancora Pancic e ancora una volta Pancic andare a segno. Seconda marcatura per Pancic, che si conferma bomber della squadra. A proposito di bomber, non abbiamo ancora visto Mijatović tirato fuori dal gioco, dalla marcatura a uomo quasi. Tanto Kerin per bronzo. Kerin ancora, prova per vie centrali. Dicevamo di Mijatović, marcato uomo da Topolovec. Tanto stesso Mijatović butta via il pallone, può andare in contropiede il Bolzano, lo fa con Mizzoni. Rientra bene il Sassari e dunque azione tutta da ricostruire. E ora anche la difesa del Sassari va a marcare a uomo Pancic. Dunque, anzi no, Brzic ritorna in 6-0. Tanto Udovicic non trova la porta, ma trova un 9 metri. Gaeta. Pancic ancora. Pancic ancora una volta, Pancic di potenza. Intanto Alinković risponde subito. Alinković, troppo pigro il ripiegamento del Bolzano. Ancora una volta Alinković sul servizio di Brzic. Gaeta intanto e San Paolo c'è. Prima parata per Valerio San Paolo, importantissimo che dato Kerin. Alinković ancora e va a segnare ancora Alinković. Grande inizio di partita di Alinković. Intanto dall'altra parte Topolovec va a beffare sul primo palo Valerio San Paolo. Alinković, Mijatović, Brzic, Kerin, ancora per Brzic, prova ad andare a liberare Mijatović, scambiano i due, Kerin scarica per bronzo, non c'è spazio, si prova a ripartire da Bruno Brzic, scarica per Alinković, c'è un'interferenza della difesa, si riprenderà con un 9 metri. Brzic intanto trova Nardin dall'angolo, sfrutta lo svarione di Ahumada. Intanto dall'altra parte Gaeta trova un 7 metri. 7 metri
fischiato al Bolzano, ovviamente non c'è lo specialista Dejan Turković. Eric Udovičić oggi è chiamato a farne le veci in tutti i sensi, ma sarà lui dai 7 metri. Udovičić e San Paolo con la gamba sinistra va a neutralizzare il tiro. Dunque il risultato che rimane inchiodato sul 5-6 in favore degli ospiti. Persic, Kerin, scambiano ancora due, intanto Mijatović prova ad andare al tiro. Fatica un po' a entrare in partita, complice anche la marcatura stretta di Topolovec. Mijatović, intanto eccolo qua, appena un po' di spazio, può liberare il suo destro micidiale. Intanto palla persa del Bolzano, bronzo in contropiede, attenzione, trova uno spazio e va a sfondare. Ottima difesa di Pancic. Era andato non convinto al tiro, cercava un fallo bronzo, Pancic non l'ha assecondato e giusto lo sfondamento fischiato dai direttori di gara. Udovičić intanto. Gaeta, si inserisce Gaeta, classico movimento di Felipe Gaeta. Va a accorciare le distanze. Persic, Kerin, scambiano ancora i due, Alinković non riesce a girarsi questa volta. Kerin intanto, ancora Alinković. E siamo già a 5 marcature per Alinković. Intanto Murato Udovičić può andare in contropiede, bronzo, pensa al passaggio, va tutto solo. Hermones non si muove, viene colpito in pieno da bronzo. Questo è un errore grave per Bronzo, tutto solo è andato a colpire Hermones, oggi con un'insolita capigliatura bionda. Tanto si è dovuto asciugare il pallone, gioco che finalmente può riprendere. Ne hanno approfittato i due allenatori per dare qualche indicazione. Sicuramente Mario Sporci ci vuole più solidità al centro, troppo spazio ha avuto Alinković fino adesso. Tanto Gaeta prova a cercare un pertugio, perde il pallone, lo recupera Udovičić. Pancic intanto, fermato molto bene da Persic. Gaeta, Udovičić, si alza Udovičić. Tocca al muro e San Paolo in controtempo con un colpo di reni riesce a impedire al pallone di finire in rete. E dunque Sassari ora che può allungare. Sportano in attacco senza fretta. Con Kerin. Mijatović. Kerin ancora, Persic, Mijatović, trova un angolo incredibile, Mijatović, due tiri, due gol per Mijatović. Intanto Aldini va a sostituire Alinković che ha bisogno di una pausa dopo questo inizio esaltante per l'ex pivot del Bolzano. Intanto Pancic prova a penetrare per vie centrali. Si riprenderà con un 9 metri di Pasic. Pancic ancora. Scambio posto con Gaeta. Gaeta sotto mano. Non è un granché. Palla che sfugge via. Bolzano in seconda fase con Mijatović, Murato,
recupera palla Pancic, lancia in contropiede per Topolovec. Topolovec e va a segnare Topolovec la sua seconda marcatura. Sfruttato a pieno il lancio di Pancic, si è trovato da solo al cospetto di San Paolo. Intanto chiama lo schema Bursic, sale Aldini, infrazione di passi. E dunque palla che ritorna in possesso del Bolzano. Pancic, San Paolo. Para, ma il pallone varca la linea, secondo il direttore di gara non se ne capacita San Paolo, che continua a protestare. Sinceramente da questa posizione era impossibile capire chi, se il pallone fosse entrato in rete. Dunque il gol viene convalidato. Dunque il Bolzano accorcia a meno uno. Siamo già dall'altra parte con Kerin, un missile che si scaglia sul palo. Bursic. Scarico per Alinkovic, che è rientrato in campo. E questa volta trova un tiro dai 7 metri. Dunque 7 metri, se ne incaricherà Bronzo. Vediamo se Bronzo riuscirà a sbloccarsi dopo i due errori, e si sblocca anche Bronzo. Notizia importantissima per il Sassari, che ha bisogno dei gol del suo ala destra, un giocatore di sicuro affidamento, rigorista affidabile, e lo conferma al cospetto di Hermones. Udovicic, Pasic, Gaeta, Pancic. Pancic contro Kerin, duello tra giganti, alla meglio Kerin in questo frangente. Basic ancora poco servito quest'oggi. Pancic intanto, ancora una volta Pancic. E in assenza di Dejan Turković, i gol dovrà segnarli qualcuno, e Pancic non si fa fregare. Siamo già a 5 marcature per il bomber bolzanino. Mijatović intanto, Mijatović, un missile che non trova la porta. Intanto zoppica solamente Mijatović, che chiede il cambio. Pancic, Gaeta, carico per Ahumada, palla che esce lateralmente. Intanto Mijatović deve lasciare il terreno di gioco, si tocca il ginocchio, speriamo che non sia nulla di grave. Lo vediamo sofferente in panchina. Al suo posto Gravac. Ecco Gravac, proprio lui. Kerin, Bursic. Questo è un gran gol di Bruno Bursic. Si sblocca anche Bruno Bursic, che dopo gli assist da Linkovic si mette in proprio. Va a togliere la ragnatela da sotto il set. Intanto siamo dall'altra parte col solito Pancic, scambia con Gaeta, ancora Pancic, si arrabbia Kerin, che chiede aiuto ai compagni, da solo non riesce a tenerlo.
continua a martellare. Pancic, sesta marcatura per lui. Tanto Lilković, Kerin, Brzić, uno contro uno. Kerin cerca un 9 metri. Alilković chiama la distanza. Brzić di nuovo per Alilković. Alilković. E sesta marcatura anche per Alilković. Dunque una partita nella partita. Sei marcature per Pancic, sei marcature per Alilković. Due grandi protagonisti di questa prima parte di partita. Intanto Udovicic, Gaeta uno contro uno, Gaeta trova il gol Felipe Gaeta. Kerin intanto dall'altra parte. Grabak. Kerin tutto solo, scarico dietro la schiena per Bronzo, Bronzo dall'angolo. Hermones con un intervento pazzesco. Intanto disastro di Ahumada che butta via il pallone, Alilković ne approfitta. Si dispera anche Hermones, ingenuità pazzesca. E dunque Sassari che allunga 13-11. Gaeta intanto. Pancic ancora. Fermato questa volta da Gravac. Pancic tra le gambe. Pancic! Una magia e poi un tiro. E ancora una volta Pancic che un gran gol, si fa passare la palla sotto le gambe e poi va a colpire sul palo lungo e va a pareggiare il conto con Alilković. 7 gol Pancic, 7 gol Alilković, 12 gol Bolzano, 13 gol Sassari. Intanto Mizzoni, intervento ottimo in difesa, Topolovec in contropiede, Topolovec e non trova la porta, incredibilmente trova il palo tutto solo. Topolovec non ha trovato il gol. Questi sono errori che pesano. Tanto chiama lo schema Brzić, esce Aldini, Brzić, Gravac, Kerin, carica al quando carica al sinistro Leonardo Kerin, sono dolori. Ahumada, Gaeta, Pancic. Topolovec, Pancic ancora. Uno contro uno di Pancic, Udovicic, Gaeta, San Paolo, c'è. Intanto Brzić, lancio illuminante per Nardin tutto solo. Hermones chiude le gambe e gli dice di no. Intanto dall'altra parte Pancic, scarico per Basic. Interviene Gravac ma dentro l'aria, dunque si riprenderà con un 9 metri. Topolove, Pancic, Gaeta, Udovicic, Gaeta, Ahumada dall'angolo, Ahumada va a trovare il gol. E dunque Bolzano che ritorna meno uno. Intanto al posto di Kerin entra Malandrin de Oliveira col numero 9 a terzino destro. Gravac intanto, Brzić,
prova a cercare Nardin, non si aspetta il pallone. Nardin, palla che sbrume via. Bolzano ora con la palla del pareggio. Pancic prova per vie centrali, aiutato da Umada. Vrsic, intanto Vasic, ed eccolo qua il pareggio per Andrea Vasic, 14-14, ed è la prima marcatura per Andrea Vasic. Dicevamo poco fa, poco servito il pivot biancorosso. Vasic, Aldini, Kravac, Vrsic, Vrsic ancora, trova un 9 metri. Vrsic, Kravac, pensa al tiro, ci ripensa, poi lo ricarica, non trova nessuno a contrastarlo e dunque prima marcatura per Kravac. E quindicesima rete per il Sassari. Partita ricca di gol. Pancic intanto fermato da Bronzo. Rimane a terra Bronzo. Praticamente un colpo furtito con Pancic. Si rialza con l'aiuto di San Paolo. Sembra che può proseguire. Tutto ok, il gioco può riprendere con Pancic. Pancic, Pancic, San Paolo chiude le gambe, ma c'è stato un fischio dell'arbitro. Gaeta, Udovicic. Si alza il braccio del passivo, Bolzano che deve andare a concludere, Udovicic trova il gol, ma l'arbitro aveva fischiato in precedenza, dunque ancora 9 metri, Pancic, Mizzoni, Mizzoni prova a girarsi. Pancic, Pancic, Mizzoni, fischiato passivo, dunque palla che cambio di possesso, palla che ritorna in possesso del Sassari. Nulla di fatto. E dunque Sassari che può allungare ulteriormente, rientra in campo Alinkovic. Gravaz, Malandrin, esce Alinkovic. Scambio con Mijatovic che è rientrato in campo. Tanto Malandrin dietro la schiena per Bronzo, Bronzo sul primo palo, Umberto Bronzo. Pancic, Pancic ancora, Pancic, e non lo riescono a tenere, Pancic. Tanto dall'altra parte Mijatovic, Mijatovic fermato bene da Umada. Malandrin, Gravaz, Kerin, esce Alinkovic. Gravaz, Gravaz, infrazione di passi. Pancic può rimettere in gioco il pallone, non trova nessuno, va ad aiutarlo Hermones, dunque Bolzano che va a costruire il suo attacco con calma, anzi no, Mario Sporcic decide che vuole disegnarlo lui, dunque time out Bolzano. La bontà è una scelta, come dedicare più tempo alle persone che amo, perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Loacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile.
Tutto questo è il gusto 100% naturale di Loacker. Ora più che buono. Loacker, che bontà. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo. Vediamo che schema avrà disegnato Mario Sporci sulla sua lavagnetta. L'abbiamo visto abbastanza agitato nel disegnare il suo schema. Sappiamo se è più arrabbiato per la fase offensiva o per la fase difensiva. Sicuramente tanti buchi lasciati dalla difesa del Bolzano in questo primo tempo. Intanto anche Valcher è entrato in campo. Udovicic intanto con un sottomano dei suoi. Gran bel gol di Udovicic. Quando mancano solo 4 minuti alla fine di questo primo tempo, Sassari prova a organizzare la sua azione. Kerin, Mijatovic, Kravac litiga col pallone, lo recupera. Mijatovic ancora, prova per vie centrali, prova addirittura in rovesciata. Si alza intanto il braccio del passivo, Sassari deve andare a concludere. Kravac per Mijatovic. E sfuma l'occasione, dunque Bolzano che ora ha la palla per portarsi addirittura in vantaggio. Udovicic prova a sorprendere la difesa, cerca di servire Topolovec, non riuscendoci. Bolzano che costruisce senza fretta il suo attacco. Topolovec, Pancic. Topolovec, uno contro uno, Topolovec trova un 7 metri, dunque tiro di rigore per il Bolzano, questa volta ci andrà Pancic, dunque Pancic contro San Paolo, Pancic senza finta, dritto per dritto, ancora lui, sempre lui, Pancic, sono 9 le reti quando non abbiamo ancora concluso il primo tempo. Kerin intanto, Kerin Hermones gli dice di no. Intanto Udovicic prova a cercare Basic. Si mola Mijatovic, recupera il pallone, fase un po' confusa del match. Kravac intanto, Alinković e trova un 7 metri e un 2 minuti anche per Andrea Basic. E dunque il Bolzano invece che più 2 trova, perde palla e ora il Sassari ha palla del possibile pareggio. Dalla linea lo specialista Bronzo, rientrato in campo apposta per battere questo tiro dai 7 metri. Vediamo il mancino di Bronzo contro Hermones, sotto le gambe Bronzo. Dunque 17-17. Quando manca un minuto, poco più di un minuto e mezzo alla fine di questo primo tempo. Topolovec, Udovicic trova un pertugio, prova a infilarsi, vorrebbe un tiro dai 7 metri. Valcher, Udovicic per Mizzoni, palo pieno, sfortunato Mizzoni. Intanto dall'altra parte Kravac,
E intanto time out Sassari, vuole giocarsi al meglio questo ultimo minuto. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo per questo ultimo minuto di questo divertente primo tempo. È stato un primo tempo molto divertente. Vediamo ora chi lo concluderà avanti. Risultato in perfetta parità, 17-17. Sassari palla in mano con Brzić. Brzić non trova la porta, Brzić. E dunque il Bolzano avrà l'occasione di andare a concludere questo primo tempo in vantaggio. Vediamo se lo saprà sfruttare. 30 secondi al termine. Marcatura uomo per Pancic. Valcher. Udovicic. Valcher. Ahumada. Valcher. Non si capiscono. E butta via il pallone. Due minuti per Ahumada, se non abbiamo visto male, della seconda ingenuità grave per l'ala destra. E dunque 16 secondi per il Sassari. Anzi no, i due minuti sono per Weicher, non per Ahumada. E ora sarà San Paolo a mettere pallone di nuovo in gioco. Brzić, Mijatović, Nandrin all'angolo, Nardin va a segnare lui. Pancic ci prova direttamente da centrocampo, ma di fatto è un passaggio per San Paolo. Si chiude così dunque questo divertentissimo primo tempo con il Sassari in vantaggio sul Bolzano 18-17. Una piccola pausa e ci risentiamo tra circa 10 minuti. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Thank you.
La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo. Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM. E ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo. Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM. E ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Thank you.
Vai Luca. Con Alinkovic, autore di ben 7 marcature, dall'altra parte risponde un Pantsic in versione bomber con 9 marcature nel solo primo tempo. Dunque tutto pronto, anche San Paolo cerca di sentire il contatto col pallone, si può partire. Sassari ritorna in campo con la formazione tipo. È stata una girandola di cambi sul finire del primo tempo, ora di nuovo tutti quanti. Intanto Guizzoni recupera un gran pallone, Gaeta in contropiede, può spingersi Gaeta e San Paolo gli dice di no con un gran intervento di Valerio San Paolo. Intanto dall'altra parte Kerin non trova uno spazio, decide di ragionarci sopra. Brzic chiama lo schema. Mijatović. Tanto bronzo. Hermones. Che intervento di Pedro Hermones. Ha chiuso letteralmente la porta. Un altro errore per Bronzo. Quest'oggi non così preciso al tiro come il suo solito. Gaeta intanto, Pantsic, Ahumada, Gaeta per vie centrali, fermato da Kerin. Gaeta, Udovicic, ancora una volta tutto chiuso. Pantsic, e chi se non lui? E sono 10 le sue marcature. E risultato in perfetta parità, 18-18. Mijatović, fermato dal solito Pantsic. Kerin scambia con Mijatović. Brzic tutto solo, Hermones c'è. Pantsic pensa di lanciare il contropiede, ci ripensa e decide di riportarsi in attacco con tutta calma. Udovicic, Pantsic, dopo Lovez uno contro uno, San Paolo ancora una volta a dirgli di no. Siamo già dall'altra parte con Brzic,
Brzic perde il pallone, lo recupera Kerin. Bronzo, e questa volta trova il gol. Bronzo. Keita. Udovicic. Udovicic ancora. Gaeta. Provaccia Carmizzoni, non lo trova. Prova il tiro, non trova la porta. Brzic per Mijatovic. Scarico per Nardin. Voleva andare al tiro, non ha controllato il pallone. Si scusa con il compagno, ma comunque ha mantenuto il possesso del pallone. E dunque ora Sassari potrà costruire l'attacco in tutta calma. Brzic. Mijatovic ancora. Hermones lascia il braccio nel posto giusto e va a neutralizzare questo tiro. E se nel primo tempo dominavano gli attacchi, in questo secondo tempo stanno dominando le difese e i portieri. Intanto sfondamento di Pantsic, Mijatovic in contropiede va a segnare la 20ª rete per il Sassari. Intanto dall'altra parte Udovicic rischia di perdere il pallone, lo recupera Gaeta e poi Mizzoni. E dunque respiriamo un attimo, facciamo il punto di quello che è successo in questi pochi secondi. Mijatovic in contropiede ha segnato il 20esimo gol per il Bolzano. Sul ribaltamento del fronte Udovicic perde palla, la recupera Gaeta, serve Mizzoni, tutto solo. E dunque Bolzano 19, Sassari 20. Brzic palla in mano. Kerin intanto, un missile di Leo Kerin. Mizzoni, fermato irregolarmente da Kerin. E dunque tiro dai 7 metri. Sarà Pantsic a presentarsi dalla linea, mentre tra i pali non ci sarà Valerio Sampaolo, ma Spanu. Dunque Spanu contro Pantsic. Cambia il portiere, non cambia il risultato. Pantsic va a segnare la sua 11ª marcatura. Bronzo. Mijatovic. Brzic. Mijatovic. Bronzo ancora. Bronzo trova un tiro dai 7 metri. E dunque tiro dai 7 metri. Stavolta dalla linea si presenta Nardin. Dunque Nardin contro Hermones. Una finta di Nardin. Tocca Hermones, ma non riesce a impedire al pallone di finire fondo alla rete. Dunque terza rete per Nardin. E ora marcatura uomo per Pantsic. Gaeta intanto prova a cercare Mizzoni, trova i piedi di Kerin, dunque si riprenderà con un 9 metri. Pantsic. Gaeta, e questi sono i suoi gol. Preso in contropiede Valerio Sampaolo, gran gol di Felipe Gaeta. Mijatovic intanto sfondamento. Gaeta ottimo in attacco, ma ottimo anche in difesa in questo frangente. E dunque Bolzano ha di nuovo la palla per il pareggio tra le mani.
Gaeta. Si alza il grido del pubblico, il pubblico ha capito il momento e prova a incitare i suoi beniamini. Pancic. Pancic di potenza, ancora lui, sempre lui, Pancic. Bolzano che riagguanta il pari, risultato di nuovo in perfetta parità, 22 Sassari, 22 Bolzano. E ora Mario Sporcic chiede una difesa ai suoi. Brzic, Alilković, Mijatović, Kerin, Mijatović ancora, Brzic, Brzic trova un'autostrada, Bruno Brzic, si apre la difesa e dunque Sassari rimette la testa avanti. Mario Sporcic si arrabbia con Mizzoni. Pancic ancora! Senza niente, senza niente, senza nulla! Dal niente trova un altro coniglio dal cilindro, Pancic! Mijatović, Brzic, Kerin, Brzic ancora, Kerin, Kerin, infrazione di passi di Kerin, palla che ritorna al Bolzano, Udovicic, Udovicic, Topolovec tutto solo e Topolovec riporta in vantaggio il Bolzano. Per la prima volta il Bolzano rimette la testa avanti. Bolzano 24, Sassari 23. Kerin, Gravac, Alilković, Mijatović. Gravac perde il pallone. Dunque Bolzano riconquista anche questa palla e quando sale la difesa, il livello in difesa del Bolzano è tutto più facile. Omada, Udovicic, Udovicic per Gaeta, Gaeta per Basic, Basic! Andrea Basic! Intanto l'altra parte, Kerin, Kerin non trova il tiro, trova un fallo, rimane a terra il giocatore argentino, si rialza fortunatamente, sarà da asciugare il terreno di gioco, anzi no, gioco che può riprendere. E ora Bolzano per la prima volta in vantaggio di due reti, Gravac e Alilković. Mijatović, Gravac ancora, fermato da Gaeta. Passivo! Gravac, cerca ancora il pivot, non trova nessuno, palla che scappa via. Ahumada tutto solo contro San Paolo, Ahumada va a segnare la sua seconda marcatura. E Bolzano allunga più tre e l'allenatore del Sassari fa l'unica cosa che può fare, chiama time out. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà.
suona la sirena, squadre che rientrano in campo. Ancora qualche protesta da parte di Valerio Sampaolo, che lamenta che nell'ultimo tiro Umada avesse toccato già il terreno prima di lasciare la palla. L'arbitro non era di quell'avviso e ha convalidato il gol. Dunque si riprende col Bolzano in vantaggio di 3 reti. Gravaz, Mijatović, Chierin, Mijatović ancora, sale Bronzo, Mijatović, Chierin, Gravaz uno contro uno, fermato da Pancic, tiro dai 7 metri e 2 minuti anche per Pancic. Dunque Bronzo contro Rottensteiner questa volta, al posto di Armones sarà Rottensteiner a provare a neutralizzare il tiro. Bronzo una finta, Bronzo dritto per dritto, accorcia il Sassari con Umberto Bronzo. Quinta marcatura per Bronzo. E ora nel Bolzano entra Walcher al posto del portiere. Ora il Bolzano cercherà anche di giocare col cronometro, farà trascorrere qualche secondo. Gaeta trova un 9 metri, rimane a terra Gaeta, lamenta un colpo al volto Felipe Gaeta. Fortunatamente sembra nulla di grave, Gaeta può riprendere a giocare. Udovicic, sale Topolovec. Udovicic, Topolovec litiga col pallone, mantiene il possesso di palla, Gaeta ancora, Udovicic prova di potenza, trova ancora un 9 metri. Gaeta, Ahumada va a segnare, ma la rimessa in gioco è stata irregolare. Protesta il pubblico, ma Gaeta ha rimesso in gioco il pallone palleggiando. Dunque Vasic contro Gaeta, braccio del passivo che rimane alzato, Ahumada, Topolovec, palla che scappa via. E dunque Sassari che ritorna in possesso di palla, ma il Bolzano ha fatto trascorrere 1 minuto e mezzo in fase offensiva, dunque rimangono solo 30 secondi a Sassari per sfruttare la superiorità numerica. Mijatović, Gravaz, fermato molto bene da Pasic, Alikovic, Mijatović, Gravaz, Chierin, palo interno, ma l'arbitro ha visto un'invasione, dunque ci sarà un tiro dai 7 metri. Sarà ancora una volta Bronzo a presentarsi dalla linea. Rimane sulla linea di porta Armones, anzi no, esce all'ultimo. E Bronzo con un tiro dritto per dritto va a segnare ancora quando siamo esattamente a metà del secondo tempo. Sassari ritorna a -1 e sfrutta al meglio con un parziale di 2-0 la sua superiorità numerica. Ora fortunatamente per il Bolzano può rientrare in campo Pancic, eccolo qua a servire Gaeta non trova il gol, Sampaolo gli dice di no. Rientra in campo anche Bruno Brzic per il Sassari.
Gravaz intanto, Kerin, Gravaz, Gravaz butta via il pallone, lo recupera Pancic, Udovicic, Udovicic in velocità, Ahumada contro Gravaz, trova un 7 metri e un 2 minuti. E dunque ora 7 metri per il Bolzano. Pancic dalla linea, si rinnova il duello Pancic contro San Paolo, una finta di Pancic e pallone morbido, sceglie la soluzione non di potenza questa volta, tiro morbido sopra la testa, può solo sfiorare Valerio San Paolo. Dunque Bolzano si riporta a più due e Sassari, che gioca l'inferiorità numerica senza portiere, chiama lo schema Bruno Brzić, Ahumada, Brzić, Kerin, ancora Mijatović, si alza il braccio del passivo intanto, Brzić, Hermones, c'è. E ora il Bolzano ha un minuto pieno per costruire il suo attacco. Gaeta, Udovicic, Gaeta ancora, scarico per Topolovec, Pancic, Pancic, Pasic, Pasic, tutto solo, Pasic, Andrea Pasic. Brzić, Kerin, sale Nardin, Kerin ancora, Brzić, Mijatović, Brzić, scarico per Nardin, Hermones col braccio di richiamo, Pedro Hermones a dire di no. E dunque Bolzano, che ora sembra in controllo del match, si alza il grido del pubblico sugli spalti. La verità, pubblico abbastanza numeroso per essere una partita in pieno pomeriggio. Ahumada intanto, Gaeta, Ahumada tutto solo, e Ahumada va a segnare la 29esima rete per il Bolzano, e dunque massimo vantaggio Bolzano più 4 quando mancano 11 minuti e mezzo alla fine dell'incontro. Brzić, Kerin, Kerin murato da Pasic, Brzić ancora, Brzić e Kerin non si capiscono, palla che scappa via. E Bolzano ora senza fretta andrà a costruire il suo attacco con Pasic, Gaeta, Pancic, Pancic ancora, Pasic, Pasic tutto solo, Pasic, più 5 Bolzano, ancora una volta Andrea Pasic dalla linea. E ora Sassari netta difficoltà, Kerin, Brzić, Mijatović, Hermones con l'aiuto del palo a dire di no. E dunque quando mancano esattamente 10 minuti alla fine dell'incontro,
Bolzano sembra in pieno controllo della partita. Udovicic, Pasic, Gaeta. Gaeta uno contro uno, Gaeta tutto solo! Esulta Felipe Gaeta! Esulta tutto il pubblico, in piedi anche tutta la panchina. Bolzano ora sembra in pieno controllo della partita, si gioca tutto per tutto, l'allenatore del Sassari chiamando time out e provando a scuotere i suoi. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo. Si prende ancora qualche secondo Mario Sporcic. Già in campo invece la formazione del Sassari. Dunque 9 minuti e mezzo alla fine dell'incontro. Bolzano si è portato addirittura sul più 6, massimo vantaggio. Ora bisogno di gol veloci, la formazione sarta. Aldini intanto al posto di Alinkovic. Pršić, Kerin, Mijatović, Pršić, Kerin ancora. Tutto chiuso, Kerin, Hermones e poi in tuffo Pancic controlla il pallone. E ora senza fretta il Bolzano si porta in attacco. Ora il Bolzano giocherà anche col cronometro, farà passare qualche secondo. Gaeta, Pancic sotto le gambe per Pasic, controlla Pasic, Topolovec intanto dall'angolo, Topolovec morbido sopra la testa, Topolovec. E ora sì che si può dire conclusa la partita, oramai anche Sassari non ci crede più. Bolzano più 7 quando mancano esattamente 8 minuti alla fine dell'incontro. Malandrin De Oliveira intanto entrato al posto di Leo Kerin. Pršić trova un pertugio, trova anche il gol. Ora Sassari al completo. Sono sempre 6 le reti che dividono le due squadre. Pasic, Omada, Pancic, ancora lui, sempre lui, Pancic. 15ª rete addirittura. E senza le reti di Dejan Turković, il Bolzano ha trovato le reti di Pancic. Sono 15 le marcature del bomber biancorosso. Pršić intanto. Malandrin. Malandrin ancora, Pršić,
Forsic. Aldin rimette in gioco il pallone, braccio del passivo che è alzato, Persic prova un sottomano, murato da Pancic, pallone che finisce tra le mani di Mijatovic. Persic ancora, prova la volante per Bronzo, fermato da Topolovec, braccio del passivo che rimane alzato, sarà Malandrina andare al tiro, ancora fermato da Gaeta. Persic murato da Pancic. E tutto il pubblico applaude questa difesa del Bolzano. Ma lo dicevamo già nel primo tempo, Bolzano doveva registrare la difesa, evidentemente negli spogliatoi è riuscito a registrare la difesa e sono visti i risultati. Sotto le reti subite, intanto pallone buttato via da Pancic, Nardini in contropiede, va a siglare la ventisettesima rete per il Sassari. Non è piaciuto questa palla buttata via Mario Sporcic, che non vuole lasciare nulla al caso e chiama time out. La bontà è una scelta, come dedicare più tempo alle persone che amo, perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo. Visto Mario Sporcic non vuole rischiare nulla. Anche memore da quello che è successo mercoledì scorso a Bressanone, il Bolzano sembrava in pieno controllo della partita. E poi si è fatto agguantare nelle battute finali dal Bressanone. Dunque oggi Mario Sporcic non vuole rischiare niente. Effettivamente 6 gol in 5 minuti da recuperare sembrano un'impresa ai limiti dell'impossibile per il Sassari. Pancic, Udovicic, Gaeta murato da Kerin, tocca a San Paolo, pallone passa in possesso del Sassari, Bursic per Mijatovic uno contro uno, Mijatovic, Hermones c'è e gli dice di no. Oltre alla difesa è salito anche di livello Pedro Hermones in questo secondo tempo. E dunque scoppia già la festa sugli spalti. Pubblico tutto in piedi ad applaudire. Pancic! E sono 16! Bursic intanto scarica per Alinkovic. Pancic è dappertutto, anche in difesa, recupera questo pallone. Malandrin. Bursic. Mijatovic ancora. Malandrin. Bursic. Palla che sfugge via, la controlla Hermones, che ora applaude i suoi compagni. Udovicic, Pancic, Gaeta, Pancic. Udovicic contro Kerin.
Udovicic prova la sorpresa. Tutto da ripetere. Sarà Pasic a rimettere in gioco il pallone, si alza il braccio del passivo. Topolovec dall'angolo, l'invasione di Topolovec. Sassari che si dispende con Nandin, tiro dai 7 metri. E 2 minuti per Ahumada, se non abbiamo visto male. Sì, sarà Ahumada a dover lasciare il campo. Dunque Umberto Bronzo dalla linea dei 7 metri. Protesta ancora Gaeta, ma l'arbitro è irremovibile. Bronzo una finta. Bronzo va a segnare un gol ininfluente, un gol oramai di contorno. Ora prova la carta della disperazione, Sassari, difesa a tutto campo, sfruttando anche l'uomo in più, Gaeta intanto, sfondamento di Gaeta, recupera palla San Paolo, serve subito Mijatovic, Bronzo, Chierin, Mijatovic, Vrsic, si ritorna da Mijatovic, Mijatovic, Topolovec intercetta e mette in out il fallo. Mijatovic, Vrsic, Vrsic, Mijatovic ancora non riesce ad andare a concludere il Sassari. Chierin, Chierin, Chierin trova un pallonetto improbabile, ma trova una difesa in aria, tiro nuovamente dai 7 metri. Proteste vibranti del pubblico biancorosso, ma sarà ancora una volta Bronzo a presentarsi dalla linea. Bronzo contro il Mones, ancora una volta Bronzo a segnare, accorcia ancora il Sassari. Oramai manca 70 secondi alla fine dell'incontro, sempre difesa a tutto campo, Vasic, Topolovec, Udovicic, Udovicic, Udovicic! Va a suggellare una sua grande partita Erik Udovicic. Intanto Nandin dall'altra parte va a segnare. Dicevamo di Udovicic, grande partita la sua in cabina di regia. Gol pesanti, è riuscito a mettere in moto i compagni. Intanto Gaeta pesta la linea del fallo laterale, palla che ritorna in possesso del Sassari. Alilkovic, Alilkovic, Hermones suggella così il suo fantastico secondo tempo e di fatto con questa parata si conclude la partita. Chierin da centrocampo, Hermones butta fuori il pallone e finisce così, può finalmente esplodere la festa dei giocatori biancorossi. Tutto il pubblico in piedi, bandiere in festa sugli spalti. Bolzano che ritorna a gioire dopo il pareggio rocambolesco di mercoledì, una vittoria importantissima contro una squadra quotata come il Sassari. E dunque grande vittoria per il Bolzano, festeggiano i tifosi. E ora da Bolzano è davvero tutto, vi ricordo ancora il risultato: Bolzano batte Sassari 35-31, e su queste immagini dei giocatori del Bolzano in festa un saluto e un ringraziamento da parte di Luca e Lara Boninsegna.